si cominciò a parlare di paesi euroleboli, si cominciò a parlare di manovre da fare per rendere sostenibile un debito che stava esplodendo. La fiducia sui mercati era completamente persa, lo spread cominciò ad impennarsi, quei paesi più con le condizioni macroeconomiche più compromesse, tra cui l'Italia, ovviamente, oltre che la Grecia, subirono questa impennata, questo surriscaldamento degli spread. E quando alla fine non ce la si fece più, c'è una data molto importante, adesso non ricordo la data precisa, ma sono sicuro che era agosto, metà agosto, è quella della famosa lettera della BCE al governo italiano. Sì, era agosto. Agosto, esatto, sì. In cui si diceva fate qualcosa, ovvero fate delle riforme, attenzione perché questa crisi non potrà essere gestita rimandando. La risposta del governo Berlusconi-Tremonti fu quella di fare una piccola manovra e poi rimandare su chi sarebbe venuto dopo, cioè nel 2012, il peso delle riforme più pesanti. Tanto è vero che Tremonti si inventò le famose clausole di salvaguardia, ovvero aumenteremo l'IVA se non riusciamo a stare nei parametri.